altro modello presentato dal noto marchio che va a distribuire questa tipologia di rugged phone, quindi di dispositivi che hanno la capacità di resistere a qualsiasi tipo di sollecitazione, è il modello S31. È un dispositivo che ha innanzitutto una diagonale di display da 4,7 pollici, 720 punti, quindi soltanto HD, è protetto da un Corning Gorilla Glass di tipo 3, 2 GB di memoria RAM al suo interno, 16 GB invece di memoria disponibile per l'archiviazione. Il processore è di tipo Snapdragon Qualcomm Quad Core a 1,3 GHz, la fotocamera principale è da 8 megapixel, mentre quella secondaria da 2 megapixel. Ha a bordo Android nella sua versione 7.1.2, quindi davvero molto aggiornato come software. Ma andiamo a fare una disamina del dispositivo dal punto di vista costruttivo. In alto abbiamo innanzitutto il jack da 3,5 mm che è protetto da una copertura con viti a vista. Gli angoli sono particolarmente robusti perché sono stati rinforzati con una finitura rubbish. Vado a riaccendere il dispositivo. Questo è il tasto di accensione e spegnimento, e poi c'è sempre il tasto che è possibile andare a personalizzare a nostro piacere. Sul lato invece destro abbiamo il bilanciere del volume diviso su due tasti, poi lo slot per andare ad installare una SIM o per andare ad installare una micro SD. Nella parte in basso una porta micro USB per la ricarica. Il dispositivo è davvero corazzato, guardate qui che linee, che muscolose linee riesce ad avere questo CAT S31, un prodotto che ha anche in questo caso una certificazione militare ed inoltre la capacità di resistere a sollecitazioni sia dell'acqua che della polvere. Si tiene bene in mano, davvero molto piccolo, indicato quindi per chi voglia avere delle buone prestazioni ma non spendere tanto. Non spendere tanto perché parliamo di un prezzo di 329 euro, prodotto che è inoltre dual SIM.